first time. Siena festeggia il Natale 2013 con tante iniziative nella città che ci sono state nei giorni scorsi e che ci saranno nei prossimi giorni, fino ad arrivare al Capodanno senese Happy Light Year. Anche quest'anno Siena festeggerà in modo un po' particolare, forse un po' diverso rispetto agli altri anni, il Capodanno. L'esperienza dello scorso anno, che ha coinvolto i commercianti e l'Arci, è andata molto bene e si ripeterà anche quest'anno. Per parlare di questo Capodanno senese con Siena, splendore d'Europa, questo è uno dei sottotitoli, parliamo con Serenella Pallecchi, presidente provinciale dell'Arci. L'Arci anche quest'anno coinvolto direttamente nell'organizzazione del Capodanno. Cosa succederà? Sì, quest'anno, anche quest'anno, forti dell'esperienza dell'anno scorso, siamo voluti ritornare in pista insieme alla squadra dell'anno scorso, insieme alla Fondazione Siena Jazz, e quest'anno anche con il supporto, l'aiuto e la coorganizzazione del Comune di Siena. E anche quest'anno ci saranno tre punti spettacoli in via di Pantaneto, in piazza Matteotti e il clou in piazza del Campo. In piazza del Campo inizieremo alle 21.30, dalle 21.30 fino alle 3 di notte ci saranno eventi vari, artistici e culturali, e abbiamo scelto di coinvolgere le associazioni e i gruppi culturali senesi. Inizieremo con la danza, con il gruppo di ballo MG, la scuola di ballo MG, che farà esibire gli atleti competitori in balli standard. Poi dopo ci sarà un tributo a Pink Floyd, un bello spettacolo messo in piedi dall'associazione di Apason. Poi ci saranno alcuni solisti, ragazzi senesi, che si esibiranno, Gabriele Signore, Niccolò Pagliai, con il supporto di Giacomo Muzzi. E diciamo, per arrivare alla mezzanotte si esibiranno i Sogno Livido, un gruppo dell'associazione Rock Factory di Siena, per poi arrivare al countdown della mezzanotte, dopodiché la piazza si potrà divertire e ballare con gli 80 Febbre. Tutta la serata sarà condotta da Giacomo Muzzi e Catiuscia Vaselli. Non solo Piazza del Campo, ma anche due altre parti del centro storico saranno coinvolte in questo Capodanno senese, questo per allargare la festa e allargare la collaborazione con gli esercenti. Sì, anche quest'anno c'è stato un coinvolgimento attivo da parte degli esercenti del centro storico e delle due associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, che hanno coinvolto appunto gli esercenti. In particolare il coinvolgimento più attivo c'è stato nei punti di Piazza Matteotti, dei commercianti di Pantaneto e dell'associazione esercenti Piazza del Campo, però poi durante tutta la serata il centro storico sarà animato dalla Sciacchetra Street Band, che animerà con le sue musiche coinvolgenti e ritmi coinvolgenti tutto il centro storico, e questo grazie anche al supporto delle associazioni di categoria, appunto, che hanno voluto che tutto il centro storico fosse acceso e fosse festoso. Diamo anche un po' di informazioni per questo Capodanno, per chi appunto vuole venire a Siena a festeggiare insieme a voi. Sì, anche quest'anno con il supporto di Siena Parcheggi, tutti i parcheggi gestiti dalla Siena Parcheggi saranno gratuiti dalle ore 20 alle ore 6 del 1 gennaio. In più il parcheggio di Fortezza Stadio sarà gratuito a sbarre aperte dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del 2 di gennaio. In più quest'anno abbiamo voluto mettere un'attenzione in più anche alle famiglie che hanno bambini piccoli e che quindi sono comunque a Siena e girano a Siena e si divertono nelle nostre iniziative, perché a Palazzo Berlinghieri, al primo piano di Palazzo Berlinghieri, che sarà aperto, sarà attiva una nursery self-service dove ci sarà fasciatoio, tavolini, sedioline, fasciatoi e seggioloni, per permettere appunto di poter cambiare i bambini piccoli, di poter dare da mangiare, eccetera. Questo ci sembra un'attenzione che abbiamo voluto dare appunto a tutti coloro che saranno in città. Il 2014 sarà anche l'anno della grande sfida, Siena candidata a Capitale Europea della Cultura nel 2019, quindi sarà un anno importante non solo per questo ma anche per questo.
Sì, sarà un anno importante e credo che Siena abbia tutte le carte in regola, come abbiamo già visto nel primo step, di farcela. Deve scommettere su una cosa fondamentale, sul coinvolgimento della città intera, non solo delle associazioni culturali che poi sono tutti i giorni nel territorio, producono cultura e anche cultura di eccellenza, ma anche su tutto il settore del commercio. Perché la sfida si vince solo se c'è un progetto complessivo della città, compreso quello dell'arredo urbano. Per cui noi abbiamo appunto tutte le carte in regola, abbiamo un direttore di Siena Capitale Europea che ci ha portato fino a questo punto, un punto molto importante. L'ARCI in questo caso farà la sua parte, è a disposizione e credo come noi tutto il tessuto sociale della città. E quindi l'augurio per il 2014 qual è? L'augurio per il 2014 è che questa città riacquisti quella serenità che prima aveva, al di là delle risorse economiche, e che ora sembra non avere più. Credo che con la serenità e la passione che tutti noi abbiamo nel fare le cose si possa dare quella sottile ma sostanziale differenza tra il fare le cose e farle bene. E siccome farle bene è sempre stata una prerogativa di Siena, questo è l'augurio che mi sento di dare a tutti, alla città e a tutti i senesi. Con Giovanni Carli parliamo da Piazza Matteotti, che sarà uno dei fulcri dell'ultimo dell'anno, del Capodanno senese. Cosa succederà qua? Niente, organizzeremo un bar all'esterno, un banco bar per la somministrazione di bevande e poi una pedana con dei DJ che si alterneranno durante la nottata. Tra l'altro sarà Maurizio Morgantini e Radio 5, di cui ci sarà Giacomo Steiner. La serata sarà movimentata con un rival dagli anni 80-90 e anche poi musica attuale. All'interno della struttura facciamo un cenone dell'ultimo dell'anno, come l'anno scorso siamo già pieni e quindi niente, continuiamo tutta la nottata con questa musica per comunque allietare qualcosa che a Siena manca da tanto e vorremmo riproporre una sorta di notte bianca o del 27 settembre che abbiamo fatto con la Shine e riempire la piazza per i giovani, una cosa che comunque va all'insegna del no host, quindi bevute a 5 euro e musica gratuita per tutti. Questo è il nostro indirizzo di dare a Siena, per dare qualcosa in più insomma a una città che diciamo ha dei problemi. Ecco, siamo nei giorni di Natale, insomma siamo sotto Natale, può farci un bilancio di queste festività fino a questo momento, anche se magari è un po' presto, però insomma proviamo a fare un bilancio. Ma se io da parte mia sono abbastanza contento, diciamo ho passato un dicembre con un bel lavoro sempre fatto da cene di auguri, cene di lavoro e aperitivi, apericena, noi facciamo una tipologia di scena, anche apericena in piedi, con buffet, ma sempre con dei pezzi molto risicati. Questo secondo me è la chiave fondamentale in questo momento, non possiamo certamente cercare di alzare i prezzi perché Siena, l'Italia in questo momento sta attraversando un periodo molto brutto e quindi secondo me questa formula premia perché noi abbiamo lavorato veramente tanto, sì. Ecco, da cosa si aspetta invece dal 2014? Le sa che insomma per Siena sarà un anno importante anche per la sfida a Capitale Europea della Cultura. Io spero che le cose cambiano da parte dell'amministrazione, che ci sia più disponibilità nel fare eventi, nel creare situazioni per i giovani e per la popolazione, cosa che ho visto in questi ultimi tempi si sta muovendo, perché da parte mia, da parte dell'amministrazione c'è tutta la buona volontà, né delle persone come in questo caso io che vuole creare qualcosa per Siena, per dare un po' di vivacità alla città, perché comunque non si può pensare che per fare un evento c'è bisogno di 1000 postille, cioè io credo che bisogna dare possibilità ai commercianti, non solo a me, ma a chiunque possa fare qualcosa per Siena, per sé, per star bene, per divertirsi, perché la gente si vuole divertire la gente. Concludiamo con un messaggio d'auguri per la città allora. Io mi auguro che comunque l'amministrazione prosegua per la strada che ha preso, perché secondo me è la strada giusta, dandoci la possibilità di fare cose belle per Siena, questo sì, questo e basta. Poi auguri a tutti. I'm dreaming of a white
Christmas. Siamo al Pantaneto, altro zona, altro fulcro dell'ultimo dell'anno del Capodanno senese. Cosa succederà qua? Allora, ci sarà la festa dalle 18 alle 3 e si alterneranno DJ e una brass band, il nome è questo, che farà musica italiana, swing italiano. Ecco, proviamo a fare un piccolo bilancio, visto che siamo sotto Natale, no? Facciamo un piccolo bilancio della vostra attività, dell'attività più in generale di questa zona per queste feste di Natale, com'è andata? Sicuramente c'è una recessione rispetto agli anni precedenti. Comunque noi si cerca di darsi da fare facendo appunto con il Comitato Viva Pantaneto delle iniziative e cercando di rendere viva questa via multietnica particolare che possiamo chiamare le Quartier Latin di Siena. Ecco, negli ultimi anni c'è stato anche molto movimento intorno a Via Pantaneto, no? Col vostro comitato. Sì, c'è stato molto movimento, ribadisco, bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Per primi noi commercianti, ma comunque viene dietro bene la Contrada de Leocorno, che è molto presente, che ci dà un grosso supporto, e così come i cittadini che non si sono mai sentiti disturbati dalle nostre feste. Ecco, per il 2014 voi vi aspettate, cosa si aspetta lei anche in vista di questa grande sfida di Siena Capitale Europea della Cultura nel 2019? Sempre il solito discorso, bisogna stare tutti vicini, bisogna essere uniti, bisogna lavorare tutti insieme e guardare al futuro con serenità. Andrea Bellandi, Piazza del Campo sarà uno dei luoghi più importanti, come sempre, del Capodanno. È la piazza della città, quindi come tutti gli eventi, ovviamente Piazza del Campo tradizionalmente a mezzanotte diventa il luogo di ritrovo di una festa, di un'organizzazione già rodata l'anno scorso, che però ha visto una partecipazione di tutte le strade del centro storico estremamente importante. E quindi in questo contesto la piazza rappresenta l'elemento centrale sicuramente intorno alla mezzanotte, senza trascurare il fatto che c'è un programma prima e consente, ecco, durante la cena di avere un'attrazione, un'attività che francamente rispetto alle organizzazioni delle annate precedenti rappresenta un elemento per noi molto più importante, molto più vivo. Insomma, non è il solito concertino che ha un inizio e una fine, è una festa che dura per tutta la notte, quindi per noi è importante come tipo anche di utilizzo della piazza al di là del punto di ritrovo della mezzanotte. Oh, dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day Siena sta festeggiando il Natale, possiamo fare un bilancio delle attività fino a questo momento e poi parliamo anche dei giorni successivi al Natale. Sì, è tutto il Natale di Siena, quest'anno questo cartellone di oltre 200 eventi che abbiamo messo insieme, non realizzati solo dal Comune ma anche da altri enti istituzioni, e sta funzionando perché la sinergia mostrata è stata positiva nel fase di costruzione ma anche ora che appunto lo stiamo vivendo. Ha avuto la presunzione un po' di allungare un po' il Natale perché abbiamo fatto il cartellone dal 1 dicembre al 31 gennaio, quindi ancora abbiamo tante iniziative davanti, tutte le iniziative fatte all'interno del Museo Civico, piuttosto che il Santa Maria della Scala raccontato con la balia, ma anche l'8 di dicembre all'Orto dei Pecci dedicato a tutti i bambini, hanno avuto un grandissimo successo con i posti esauriti per quelle che erano le disponibilità. Così come sono piaciute la valorizzazione dei gruppi musicali locali all'interno delle realtà musicali. Si è conclusa il 19 di dicembre la prima edizione di Sette Notti a Santa Maria Scala, che è stata veramente un grande successo, oltre le aspettative che ci eravamo dati. Infatti abbiamo già calendarizzato la seconda edizione per il 2014, perché guardiamo avanti. E poi niente, c'è attenzione, soprattutto il calendario così posto ha
purtroppo ha fortunatamente dato attenzione alla città e veramente in termini positivi. Noi abbiamo già ospitato la RAI, avremo un'intervista anche la sera della vigilia proprio per la sinergia, per esempio, del biglietto integrato tra Comune di Siena, Duomo, Chigiana, Sun, la Tour delle Cappelle, che ha la doppia importanza, sia quella di regalare un appuntamento assolutamente inedito su prenotazione o a giorni fisso, ma anche quella di far parlare di noi in modo assolutamente originale. Ci avviciniamo al Capodanno, altra festa che coinvolgerà tutta la città, perché questo poi è, come dire, l'intento, no, dell'organizzazione diffusa, chiamiamola così. Sì, io dico sempre che queste iniziative devono servire ad unire la città e a non a dividerla, anche se qualcosa a qualcuno non piace, anche se potevamo far meglio di quello che abbiamo fatto, ma lo spirito è quello di proprio di unire e di mettere insieme energie che comunque ce ne sono tante positive su Siena e avere la capacità di renderle note e soprattutto di farle fruire alle persone, partendo dai residenti, però avendo un occhio di riguardo ai turisti che fanno una parte importante della nostra economia. L'ultimo dell'anno, giornata importante, non solo per i bilanci che ognuno di noi farà, ma per far feste e per condividere comunque una serata per strada, nelle piazze, e cercare di, almeno per una sera, di essere sollevati da tutto quello di negativo che questo 2013 speriamo ci lascia alle spalle. Parliamo del 2014, perché insomma ci sarà questa sfida importantissima per Siena, candidata a Capitale Europea della Cultura nel 2019, un anno importante anche per questo. Quella sarà veramente la grande sfida, perché se riusciremo a superare questo secondo ostacolo, questo secondo step, ci promette veramente al 2019. È vero anche che il lavoro che stiamo facendo con il comune e con il gruppo proprio di Siena 2019 è di lavorare in modo tale di mettere a valore tutto quello che in questo momento stiamo costruendo per il 2019. Quindi il frutto del lavoro che verrà fuori comunque sarà un patrimonio per la città, e questo è positivo perché ha ridata un'energia positiva soprattutto per il fatto che abbiamo superato le selezioni. E il 2014 questa sì sarà la grande sfida, e tra i due pali avremo la visita della commissione, ma poi anche tante altre iniziative. Noi abbiamo lavorato in due modi in questo momento, uno quasi sul quotidiano, cioè di cortissimo periodo, proprio per ridare fiducia alle imprese, alla città, per far vedere che il comune c'è e soprattutto per creare iniziative nuove che comunque potessero essere messe a disposizione della città, e poi il medio lungo periodo, il medio che sarà il 2014-2015 e poi il lungo, dove Siena Capitale sarà sicuramente il fattore più importante, ma se non ci sarà quello sarà proprio la strategia di sviluppo sulla destinazione, quella staremo a vedere. Facciamo auguri allora a Siena per il 2014. Sì, buon Natale, tanti auguri, e che comunque questo anno ci veda veramente positivi, propositivi, perché comunque il contributo delle idee che arriva da ognuno di noi può essere veramente un patrimonio per il comune. In questo io sono sempre a disposizione, e perché ce la possiamo fare. Così Siena festeggerà il Natale 2013 e si avvicinerà al Capodanno, la grande serata che coinvolgerà tutto il centro storico grazie all'attività degli esercenti e dell'Arci con la collaborazione del Comune di Siena. Una buona conclusione quindi del 2013 e un buon inizio del 2014.